o meno un'ora dopo il passaggio della prima vettura del rally storico, sul percorso del Memorial Correro 2014 entrano in scena le vetture della categoria All Stars, precedute e seguite da un buon numero di vetture apripista. Fra queste si fanno notare, per la particolarità della vettura, una bella Lancia Stratos Alitalia e una curiosa Fiat Panda Gruppo 2. E poi, perché con loro lo spettacolo non manca mai, le Subaru Impreza di Fabio Gaudina e l'Opel Manta GTE di Marco Bertinotti. Bertinotti è il primo delle All Star, lo seguono Cristofaro Spigolon con la loro Peugeot 205 Rally, Di Staso Ballesio al via con una Renault 5 GT Turbo e Becchia Becchia che sono alla guida di una Fiat 124 Pininfarina Spider Europa. A quel punto entrano in scena le vetture della regolarità sport, la cui gara, fino al termine, non mancherà di riservare sorprese. Al via ci sono un buon numero di specialisti del settore, fra cui i vincitori delle edizioni 2010 Luca Fiore e 2011 Francesco Messina. Fiore gareggia con Alessandro Sabolo su di una Lancia Fulvia HF. Messina con Alessandro Messina sulla sua abituale Innocenti Mini Cooper. Da tenere d'occhio però saranno anche altri equipaggi, per esempio i secondi classificati del 2013, Luciano Grinza e Davide Cresto, in gara con una bella Alpine Renault A110 1006S. Come pure i terzi della precedente edizione, Giacomo Beisi ed Enrica Garnero, in gara con un'auto Bianchi A112 Elite. Pronti via e la prima prova va invece agli outsider Alberto Cerruti e Cristina Ferrari, che con la loro Opel Kadett GTE, con cui non mancano mai di farsi vedere, chiudono la prova con una sola penalità e lasciano dietro nell'ordine Fiore e Messina. Il quarto tempo è dei biellesi Giuliano e Mara Zublena, in gara con un'auto Bianchi A112 Abarth 58 HP. Il quinto è dell'inedito equipaggio canavesano biellese Alessandro Clemente e Erika Gallo, al via con un'auto Bianchi A112 Abarth 70 HP. I primi tre posti della classifica non cambiano fino al termine della terza prova, quando Messina e Fiore si ritrovano in testa alla gara a pari merito. Cerruti è precipitato in quarta posizione, superato anche da Zublena. A quinto posto invece ci sono Alessandro Guarnone e Fabio De Alberti su Lancia Fulvia Coupé, che hanno superato Clemente Gallo. Si parte per il secondo giro sulle prove Prascorsane e Frassinetto, nelle quali continua il testa a testa fra Messina e Fiore, con il primo che però è di pochissimo avanti al secondo. Dietro è tornato a farsi sotto Cerruti, che è ora terzo, con Guarnone quarto e Zublena quinto assoluto. Altra pausa di riordino a Cornier e via per il terzo e ultimo giro della prima giornata. Le prove sono nuovamente le difficili Prascorsano e Vialfrè, che le vetture della regolarità affronteranno per giunte in notturna. Una condizione che, evidentemente, Fiore non gradisce, visto che perde terreno nei confronti di Messina, sempre più leader della gara. Le altre posizioni, al termine della prima giornata, sembrano invece consolidate. La terza piazza è infatti sempre di Cerruti Ferrari, la quarta di Zublena Zublena e la quinta di Clemente Gallo.
Seguono Grinza Cresto, Binati De Lucia con la loro Fiat 127, Paterniti Paterniti su Autobianchi a 112 Abarth, Guarnone De Alberti che hanno perso parecchie posizioni rispetto all'inizio della gara e poi a chiudere la top 10 Daisy Garnero. Il giorno dopo la seconda tappa della regolarità sport del Memorial Correro inizia quasi a fine mattinata. In programma ci sono altre quattro prove, ovvero due passaggi sui tracciati Andrate e Lessolo, intervallati da una sosta al riordino di Ivrea. Il primo giro consegna una classifica che ai vertici è sostanzialmente immutata. Clemente Gallo e Grinza Cresto si sono scambiati la quinta posizione nell'ottava prova, ma nella nona tutto è tornato come prima, anche se sono separati da pochissime penalità. Succede la stessa cosa anche nelle due prove successive, ma tutto sembra ormai definito. E invece no. Il colpo di scena arriva proprio nell'ultima speciale, con Messina che stallona uno pneumatico e dal momento che ha già utilizzato la gomma di sport non può che fermarsi senza poter ripartire lungo il percorso. A sorpresa quindi a tagliare per primi il traguardo e a vincere la gara sono Luca Fiore e Alessandro Sabolo. Molto contenti, soddisfatti, piace per Messina, insomma, perché è lui. Anche perché diciamo Messina è stato in testa praticamente dall'inizio. Sì, dalla terza prova in avanti. Sì, sì, sì. Infatti. E poi diciamo. Non so se ha bucato o ha sgallonato una gomma, non so cosa abbia combinato, comunque poco dopo dell'uscita di Lesciolo. L'abbiamo visto fermo e quindi. Visto che la gara di regolarità è sempre davvero una gara a due, sentiamo anche il suo parere più che altro sul percorso che era molto articolato di questo Memorial Correro. Molto divertente e molto impegnativo, soprattutto ieri è stata una giornata pesante, tra il caldo e tutte le prove che abbiamo fatto è stata, per lui è pesante, per il navigatore meno. Vabbè, però il navigatore deve comunque avere sempre un occhio particolare per questo percorso. Contributo, direi, dire un contributo essenziale, un grande applauso al mio navigatore. Senza di lui non avremmo ottenuto il risultato che abbiamo ottenuto. Sul secondo gradino del podio salgono invece Cerruti Ferrari. Terzi sono Zublena Zublena. È andata bene, un po' di fortuna sicuro, perché quella c'è stata, anche perché non è che sono un professionista o mi metto lì a guardare e studiarmi i presostati, perciò la fortuna. Il tifo locale sì, perché un po' di amici avrei a Lio e poi comunque qua siamo tutti amici, non siamo col coltello tra i denti come nella velocità. Arrivare sono arrivato, anche se avevo mal di gola e la febbre, sono qua, va bene, no? No, non ce l'aspettavamo, è andata bene, grazie anche al ritiro di Messina. Sì, comunque diciamo che la vostra parte l'avete fatta in ogni caso, perché comunque il quarto posto non è cosa da poco. Certo, certo, siamo contenti, ci siamo divertiti, abbiamo portato la macchina in fondo. Ancora ben messa, anche se è una delle piccole, perché i 58 HP sono davvero pochini, soprattutto in salita. Certo, soprattutto in salita. Sì, sì. A seguire il quarto posto va ad Alessandro Clemente ed Erika Gallo, mentre al quinto chiudono Luciano Grinza e Davide Cresto. Per quanto riguarda le classifiche di classe, Fiore e Sabolo si aggiudicano la seconda divisione, davanti a Guarnone De Alberti. Zublena Zublena sono primi nella terza davanti a Grinza Cresto e Costanzo Farinella. Clemente Gallo vincono la quinta davanti ai bravi Binati De Lucia.
Sì, sicuramente sì, la macchina è andata bene, il navigatore a posto, ci siamo divertiti, il tempo ha retto, non ha retto, comunque ci siamo divertiti alla stragrande. Comunque hai un sacco di amici simpatici. Sì, infatti, ma la prossima volta lo lascio fermo lì, non lo carico neanche più quando va a timbrare. No, comunque è stato bello, divertente, la macchina è quello che mi ha dato più soddisfazione perché ha retto e siamo contenti per questo. E boh. A seguire Girotto Meroni. Su BMW 2002 T sono primi nella sesta davanti a Margarito Paternit, che hanno gareggiato con una Fiat 127. Cerruti Ferrari si aggiudicano meritatamente la settima, mentre a Cuzzolin Vigna, che hanno gareggiato con una Porsche 911 SC, va l'ottava. Sì, è andato tutto bene, i giorni sono tre perché abbiamo fatto anche venerdì veramente terribile, però devo dire che sono soddisfatto perché è andato tutto bene, il tempo tutto sommato ci ha dato una mano e quindi tutto bene, insomma tutto bene, non abbiamo avuto grossi problemi. Tu hai detto anche venerdì, perché venerdì c'era tutto l'allestimento del percorso, oltre a verifiche una cosa e l'altra, che è stato molto, molto dura. E poi ieri una giornata veramente molto piena. Sì, molto piena perché è stata la tappa clou, e cioè con tutte queste prove speciali, in particolare con la Prascorsano, che è stata una prova molto, molto selettiva. Infatti ci sono stati purtroppo molti ritirati perché... Io credo che nonostante le auto siano a posto e tutto, ha fatto molto caldo ieri. Infatti c'è stata una debacle di pompe della benzina surriscaldate. La mia stessa auto ha avuto lo stesso problema. Quindi... Ma comunque va bene così, dai.